buonasera a tutti amici sportivi e bentornati qui con noi per la finalissima del torneo di Rocket League. Io sono Tobs e sono accompagnato da Frank come co-caster. O siamo quasi pronti per il primo kick-off. Per ora una guerra ferocissima, c'è il primo gol, riescono a portare a casa l'1-0 dopo una partita combattuta, dopo questi primi 50 secondi totalmente combattuti, un rimbalzo da una parte e dall'altra per cercare il gol del vantaggio che infatti in questo caso viene trovato. 30 secondi non è moltissimo, ma è quanto potrebbe bastare per prendere il pareggio. E niente, mentre lo stavo dicendo ci pensa Marzi e probabilmente questo è il gol che chiude la partita, perché il 4-2 adesso è pesantissimo, ma insomma chiudere con il 5-3 ti fa stare più tranquillo. E ora sono in vantaggio nella serie, quindi sotto il punto di vista psicologico sicuramente si sentiranno carichi e favoriti, soprattutto Flavius, che ancora una volta decide di continuare a narrare la sua storia trovando un altro gol. Proviamo un tentativo di attacco con la squadra blu, che può cercare un cross in mezzo, riesce a trovarlo magari con un colpo del laterale che però almeno inizialmente sembrava non essere andato a segno, e invece con una sinergia di squadra perfetta riescono ad arrivare a questo 2-2. Qui Gentleman non fa altro che spizzare la palla al centro per Clap, mi sembra doppietta da parte sua se non vado errato, si fa trovare pronto in una doppia occasione e entrambe le volte riesce ad inserire la palla in rete, quindi il risultato è di 2-2, 2 minuti e 23 sul cronometro in questo momento, ed è una seconda partita di questa best of 5 tutta da giocare. Franco, mi dispiace smentirti, ma qui la mancanza di voglia del team blu, detto sinceramente, non la vedo. Questi ragazzi sono in fiamme, stanno cercando in ogni modo di difendere questo risultato, anche per questioni di onore, anche per questioni di rispetto, ricordiamo, comunque hanno una visibilità da mantenere, stanno cercando di farsi notare. Rimane un altro gol, in questo caso di Lele, praticamente allo scadere, alla chiusura, in una condizione di 2-0 in finale. Riuscire a recuperare non è facile, però c'è anche da dire una cosa, che è quella condizione in cui gli avversari si possono sentire di aver già vinto. Siamo rientrati in game e sì, rispondendo alla tua domanda, credo che adesso serve assolutamente una voglia di riscatto decisamente molto importante e molto netta da parte loro. Il tiro verso la porta non va a segno, anche perché non trova le dimensioni giuste per spiccare il volo. Dall'altra parte invece la squadra blu sembra leggermente confusa e Marzi se ne approfitta immediatamente di questa confusione. Ed eccolo qua, finalmente il gol della squadra blu, dopo tutto l'impegno, la passione, l'energia messa per la ricerca di questo gol. Finalmente almeno questo 3-1, dai, un'esplosione finale per riuscire a festeggiare la chiusura di questo torneo. E ancora una volta in aria la squadra arancione, la sfera tocca terra che segna la chiusura della partita. Dobbiamo appunto andare a scegliere un MVP per questa finale e io mi sento assolutamente di dire Flavius. Flavius. E tra l'altro anche dalla chat so che avete votato per lo più per Flavius, perché vi osservo come voi osservate me. Io direi che da parte mia, Franco del 99, e da parte di Tops può essere tutto. Un saluto a tutti gli amici di Atleta League, e per me è stato veramente un piacere. Parola buona a te, Tops. Buona serata amici, e per me è stato un piacere essere accompagnato dalla voce del caro Franco. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!